Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. Sono oltre 100 gli agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza che dalle 14 di oggi hanno dato vita ad una operazione interforze nei quartieri sensibili della città di Pescara. Diversi gli arresti anche in flagranza, in particolare per spaccio di droga e furti. Vediamo il servizio. In un'operazione a alto impatto, città sicure, così come vogliamo chiamarla, per nei quartieri a maggiore densità criminale. Siamo a metà giornata, siamo partiti verso le 14 e quindi il senso della nostra presenza qui congiunta è proprio quello di lanciare un messaggio di sicurezza alla città e all'intera provincia, perché le forze di polizia ci sono, ci sanno essere. L'emergenza più importante è quella di garantire la sicurezza. La sicurezza, è, con particolare riferimento alla Guardia di Finanza, la sicurezza economico-finanziaria, quindi non soltanto la criminalità diffusa, ma anche la lotta alla contraffazione, la lotta al lavoro nero, all'abusivismo commerciale, all'evasione fiscale. Abbiamo controllato sia persone fisiche che esercizi commerciali, quindi la presenza dello Stato è a 360 gradi. Il fatto di essere presenti qui vuol dire che l'unione fa la forza, i risultati lo dimostreranno. Questo servizio, come diceva il signor Questore, è nato in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, quindi la nostra presenza qui, oltre che sostanziale, ha un valore simbolico, perché vogliamo dimostrare che le forze di polizia sono unite, sono molto unite e siamo qui per garantire la sicurezza dei cittadini pescaresi. Lo sforzo è uno sforzo importante, oggi siamo circa un centinaio di appartenenti alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza. Sono servizi che sicuramente ripeteremo, oggi in particolare sul quartiere di Rancitelli e dove siamo adesso, anche sull'area di Risulta. E chiaramente quando ripeteremo i servizi faremo capire a tutti quanti che lo Stato sarà presente in ogni zona della città, senza tralasciare nulla. Diciamo circa un'ora fa, 229 persone identificate complessivamente dalle tre forze di polizia. Ci sono due cittadini extracomunitari che sono stati individuati e non hanno i requisiti per rimanere sul territorio nazionale, quindi stanno per essere avviati presso i centri di trattenimento, i CARA, di Brindisi e di Bari. Quattro persone accompagnate, abbiamo 10 persone di arresti domiciliari controllate, 128 veicoli, al momento stavamo parlando, persone arrestate sono 8 al momento, soprattutto si tratta di furti e in materia di stupefacenti, sia della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, col concorso anche dei colleghi. Bollettino Covid, sono 2.304 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, del totale 1.446 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari 6.222 e tamponi antigenici 17.966 è pari al 9,53%. I nuovi positivi hanno età compresa tra 4 mesi e 100 anni e provengono 482 dalla provincia dell'Aquila, altri 482 da quella di Pescara, 680 da quella di Chieti, 587 da quella di Teramo. Si registrano 8 decessi recenti, 2 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle ASL e gli altri 6 riguardano pazienti di età compresa tra 62 e 92 anni, 1 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell'Aquila, 1 residente fuori regione. Il bilancio delle vittime sale così a 2.830, oltre 2.000 i guariti nelle ultime ore, in aumento i ricoveri, 489 pazienti, più 11 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 32, più 1 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 118.125, più 194 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Alla luce dei dati odierni in Abruzzo, il tasso di occupazione dei posti letto sale al 18% per le terapie intensive e al 37% per l'area non critica. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti invece continua a scendere e arriva a 1.457. Gli ultimi numeri confermano il trend in calo. Nell'ultima settimana i nuovi casi sono stati 18.661 con una variazione del -20,51% rispetto ai 7 giorni precedenti. In aumento però i ricoveri complessivi che crescono del 15% su base settimanale e del 21% in 2 settimane, seppur a fronte di una riduzione delle sole terapie intensive che scendono del 20% rispetto a 7 giorni fa e dell'8% rispetto a 2 settimane fa. Intanto il Ministro della Salute Speranza ha firmato una ordinanza con cui stabilisce che la Regione Marche diventa zona arancione da lunedì. Non sono previsti altri cambi e dunque l'Abruzzo resterà zona arancione.
Convivere con il Covid-19 tra soluzioni, falsi miti e realtà. Ci si è confrontati ieri tra esperti del settore su questo tema nell'incontro promosso dall'Università d'Annunzio a Chieti, nella sede di Palazzetto Veneziani. Cosa è cambiato in questi 2 anni per l'Università d'Annunzio e soprattutto cosa ci aspetta a breve? Lo abbiamo chiesto agli esperti del settore. Serenia Secondi. Rettore Caputi, dobbiamo imparare dunque a convivere col Covid? Sì, assolutamente. Questi incontri che noi stiamo facendo servono in parte a recuperare i ragazzi o anche i non più ragazzi a una vita normale. Insomma, c'è stato un trauma, devo dire, durato 2 anni importante. Dall'altra parte ormai bisogna dare atto a un fatto, e cioè che finché non ci saranno delle terapie adeguate, dei vaccini a più lunga durata, ovviamente dobbiamo imparare a convivere col Covid, perché non è possibile che la vita sociale finisca così in questo modo e nemmeno quella lavorativa. La flessione sulle iscrizioni non c'è stata, però sicuramente la flessione sulla presenza sì. Noi cerchiamo di far tornare gli studenti in presenza sia per le lezioni che per gli esami, però dove è possibile ho notato che gli studenti preferiscono, almeno una grossa percentuale, rimanere online almeno per le lezioni. L'Abruzzo, devo dire che pur essendo una regione che aveva pagato il duro scotto del commissariamento e quindi aveva avuto un blocco dei turnover, è riuscita praticamente, avendo proprio uniformità territoriale dal punto di vista organizzativo, perché l'Abruzzo è una delle poche regioni che non ha aziende ospedaliere, ma diciamo aziende sanitarie locali dove c'è un mix di ospedale e territorio, è riuscita a gestire al meglio queste poche risorse, diciamo, di cui disponeva, e quindi facendo anche uno shift da personale ospedaliero sul territorio. Infatti i grandi hub vaccinali sono stati proprio il frutto di un grande impegno di personale ospedaliero verso il territorio, che comunque era abbastanza carente. Il tracciamento era stato dimenticato perché la cultura delle malattie infettive era stata messa da parte degli ultimi anni, svolgendo molto l'attenzione verso un po' quello che sembrava la sfida del futuro, cioè le malattie oncologiche. Poi questo tipo di, diciamo, di agente virale, oltre a essere una novità per i nostri sistemi immunitari, era anche una novità perché ha una capacità velocissima di creare varianti. Man mano che interagisce con l'ospite crea varianti perché tende a sopravvivere di più. Però dall'altra parte questa sua capacità di mutazione depone in modo favorevole verso una elaborazione di varianti che vogliono convivere con le persone e quindi ci faranno sicuramente, porteranno a una situazione di endemia, però con una variante molto più buona e quindi molto più mite, e quindi già stiamo assistendo a questo shift, soprattutto se si è vaccinati, se si è completato il percorso vaccinale. Seconda missione istituzionale a Dubai per la delegazione abruzzese. Dal 7 all'11 febbraio la nostra regione metterà in mostra tutte le eccellenze dell'agri-food. L'obiettivo è favorire l'apertura su nuovi mercati. Stefano Recanati. Dall'olio alla pasta, senza tralasciare il pane, il vino e lo zafferano. Così l'Abruzzo si presenta da lunedì 7 febbraio all'Expo di Dubai, nella settimana dedicata all'agri-food. Saranno 25 le aziende partecipanti per un totale di circa 120 prodotti in vetrina. Abruzzo Sostenibile a Dubai per una serie di appuntamenti per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e favorire l'apertura su nuovi mercati. La novità vera è quello che dicevamo prima, cioè l'opportunità di mettere a disposizione delle aziende strumenti innovativi di processi di internazionalizzazione. Ci sono delle aziende, dei prodotti che hanno già ormai un brand internazionale. Noi dobbiamo far crescere tutto il modello, tutto il sistema abruzzese, questa è la vera sfida, e per questo mettiamo a disposizione questi strumenti, grazie anche alle attività del nostro braccio operativo che sarà ARAP, che servono proprio per far questo. L'Agenzia regionale per le attività produttive, braccio operativo della regione, punta con questo Expo a far cambiare l'approccio per dare alle aziende risposte, soprattutto dal punto di vista economico. Di non fare una comparsa istituzionale, ma di rendere questa missione efficace per l'obiettivo che ci si era prefissi di portare l'Abruzzo nel mondo, i prodotti abruzzesi nel mondo, cercando di rafforzare i canali di vendita e i canali commerciali attraverso appunto l'utilizzo
del mezzo dell'Expo Universale. Il padiglione Abruzzo sarà presso l'hotel Hilton. Qui avverranno incontri B2B, B2C, ma saranno presenti anche social media e influencer fondamentali per la rete. Loro si aspettano comunque di far conoscere sempre di più i loro prodotti in un contesto di far conoscere sempre di più i prodotti abruzzesi. Questo è il nostro risultato. Poi conteremo, diciamo, la bontà di questa missione attraverso quanti contatti ci sono stati, che tipi di ragionamenti si faranno e che prospettive ci saranno. Collegare elementi, creare il futuro, in linea con il tema dell'Expo in corso a Dubai dal 1 ottobre 2021 fino a marzo 2022, partecipa nel Padiglione Italia anche l'Università d'Annunzio con un progetto innovativo che fa parte dell'emergente medicina personalizzata, il servizio. Anche l'Università d'Annunzio di Chieti è presente all'Expo di Dubai 2020 grazie ad uno studio innovativo e all'avanguardia che ha consentito alla d'Annunzio di essere scelta. Il progetto è un esempio dell'emergente medicina personalizzata che unisce tecnologie avanzate alla medicina rigenerativa. Reduce dall'Expo di Dubai 2022, che esperienza porta a casa oggi? Beh, è un'esperienza straordinaria. Diciamo che l'Expo Dubai 2020 è un'esperienza sbalorditiva che consiglierei a tutti. Diciamo che è come se avessi la possibilità di girare il mondo in 4 km quadrati. Il progetto, appunto, ideato e firmato dalla mia professoressa Oriana Trubbiani riguarda una nuova frontiera nella medicina personalizzata grazie all'utilizzo di cellule staminali autologhe di pazienti attraverso diciamo biopsie ottenute dalla cavità orale, che permettono quindi poi di ottenere per isolamento queste cellule e andare a differenziarle all'interno di un sistema innovativo dal nome organo in chip, specificamente il bone in chip, in cellule dell'osso. Questo permetterebbe diciamo nuove terapie personalizzate, quindi ad personam per il paziente, aiutando la ricerca in ogni campo, sia nella rigenerazione ossea ma anche soprattutto oncologica per le metastasi ossee. La sua esperienza all'Expo di Dubai? Beh, diciamo a livello personale ovviamente posso parlare, sono stato onorato di essere scelto dall'Università di Chieti, dal nostro rettore, dal nostro dipartimento per presentare questo progetto in un evento estremamente importante quale l'Expo, ma diciamo che l'importanza fondamentale del presentare il progetto in una platea così importante quale possa essere quella dell'Expo, e soprattutto in una città estremamente simbolo di incontri di diverse culture e diffusione tra il moderno e l'antico quale possa essere Dubai, sintetizza in maniera ottimale quella che è anche la caratteristica principale dell'Expo, dell'esposizione universale, ossia l'incontro di menti per lo sviluppo, per andare verso il futuro. Inizieranno mercoledì 9 febbraio i lavori di bonifica che Edison porterà avanti nell'area ex Montecatini di Piano d'Orta, all'interno del SIN di Bussi sul Tirino, attraverso Sersis Ambiente. Le attività sono realizzate secondo quanto previsto dal primo stralcio del progetto operativo di bonifica presentato da Edison nel 2019 e approvato con il decreto del Ministro dell'Ambiente nel luglio 2020. Lo annuncia la stessa Edison in una nota. Il cantiere è stato avviato nel novembre successivo, secondo i termini previsti dallo stesso decreto, con attività di pulizia e preparazione delle aree, indagini geofisiche per la ricerca di eventuali corpi metallici interrati, indagini di caratterizzazione e preparazione del piano scavi. Una deliberazione della Corte dei Conti punta il dito contro la gestione di cassa del Comune di Pescara, caos in Consiglio Comunale proprio mentre si discute il bilancio. Giuseppe Dintino. In questo comune abbiamo un direttore generale che evidentemente non è andato a fare il suo dovere oppure non ha le competenze per farlo, un assessore che non è andato, un sindaco che non è andato, un dirigente che non è andato a parlare con la Corte dei Conti. Siamo abbandonati dietro a non si sa quale eventuale tecnocrazia, si preoccupano di dare istruzioni ai dirigenti e nel frattempo il comune sta praticamente andando a zampe per aria. Il rallentamento delle attività a causa Covid avrebbe dovuto incidere positivamente sulla gestione di cassa, che invece resta
vista una delle criticità più acute nella gestione del comune di Pescara. È quanto messo nero su bianco dalla Corte dei Conti in una deliberazione che ha creato scompiglio nel Consiglio Comunale del capoluogo adriatico. Il predissesto finanziario è stato dichiarato nel 2014. Il Movimento 5 Stelle parla di situazione disastrosa. Ci sono debiti fuori bilancio elevatissimi, ci sono anticipazioni, cioè rispetto al fatto che non abbiamo dei soldi in cassa, abbiamo utilizzato soldi che non avevamo, su cui paghiamo degli interessi altissimi. Il problema è chi controlla, perché sono state fatte quelle spese, perché non sono state evitate e quindi i soldi che come delle formichine siamo riusciti a mettere da parte non sono stati accantonati per non pagarci degli interessi sopra. Il problema quindi è la completa mala gestione delle casse comunali. Si tratta di una strumentalizzazione politica, si difende l'assessore al bilancio Seccia. Strumentalizzazione di carattere politico da parte di qualche collega della minoranza che pone delle ombre sull'attività, questa non l'accendiamo, la rimandiamo al mittente in maniera decisa. Io ricordo solamente una cosa, che in questi anni c'è stata un'anticipazione di cassa quasi costante. Al 31/12/2021 l'anticipazione di cassa è venuta meno perché abbiamo in cassa 6,4 milioni. La cassa è il termometro dello stato di salute dell'ente e se tanto vi dà tanto, il Comune di Pescara sta migliorando tantissimo questa situazione. E quindi quel rilievo fatto sui interessi passivi ovviamente è già superato, la correzione di questa criticità è già stata superata. Così come ad esempio il pagamento di 2,9 giorni dei fornitori del Comune di Pescara è un altro indicatore di efficienza del Comune. Tra i problemi evidenziati dalla Corte dei Conti, quello della riscossione dei tributi. Non è vero che il Comune non batte cassa, rispondono dall'amministrazione. C'è una società partecipata creata ad hoc per la riscossione delle tasse. Il problema di riscossione di tributo è un problema endemico del sistema Italia. Il Comune di Pescara nel 2019 ha deliberato la costituzione di una società in house che si chiama Adriatica Risorse, che ha la mission di riscossione, e al 31 dicembre c'è stato un incremento del 5% delle entrate. Ora il Comune ha un mese di tempo per rispondere alla Corte dei Conti. Presentato questa mattina il lotto 6 degli interventi previsti sul comprensorio sciistico di Passo Lanciano, i primi lavori dovrebbero partire entro l'estate, vediamo. Inizieranno entro l'estate i primi lavori sulla Maiella, presentati oggi gli interventi del lotto 6 che riguarderà viabilità e strutture ricettive per un valore di circa 1.800.000 euro. I lotti per gli interventi programmati sono in tutto 7 per un volume d'affari di oltre 20 milioni di euro. Già dal prossimo inverno l'offerta turistica della montagna abruzzese potrebbe essere in parte rivoluzionata. Alla riunione di oggi, in presenza o in via telematica, hanno partecipato gli amministratori dei comuni interessati, il presidente della provincia di Chieti Menna, i rappresentanti dei club alpini, i consiglieri regionali Febbo e Blasioli e l'assessore Damario. Devo dire, ringraziando Dio, si è sollevato un balverone rispetto all'afflusso a Passo Lanciano, perché ringraziamo Dio stiamo avendo una stagione invernale importante per tutte le stazioni sciistiche d'Abruzzo e quindi di questo siamo contenti. Rispetto a quello che presentiamo oggi, era una riunione con i sindaci, con l'ente parco, con le province, per presentare intanto il lotto 6 che vedrà l'iniziazione dei lavori in estate, e poi per presentare lo stato d'avanzamento di tutto il progetto, che come diciamo è un progetto di circa 20 milioni di euro, un progetto complesso perché praticamente totalmente ricadente in aree protette, in aree particolari della Maiella, e quindi per quanto riguarda i parcheggi di scambio previsti, una sul versante chietino e due sul versante pescarese. Devo dire che su quello chietino siamo un po' più avanti, però di pari passo procede anche la progettazione degli altri, che riguarda gli impianti di risalita e un po' tutta la valorizzazione di questa che io ritengo sia una delle più belle montagne, diciamo una delle più belle stazioni sciistiche d'Abruzzo, soltanto se pensiamo che sciando si può guardare il mare Adriatico, e quindi diciamo sicuramente una particolarità tutta sua. I lavori dovranno svolgersi in un'area protetta all'interno del Parco Nazionale e quindi saranno soggetti a molti vincoli ambientali. Il parco finora è stato molto disponibile, ha detto Damario, ma i tempi saranno ancora lunghi. Completamente diciamo che è una tempistica ancora lunga, diciamo sono progetti importanti, 20 milioni di euro, tutti ricadendo in area protetta, quindi oggi non mi sento di dire una data precisa della fine del lavoro, però stiamo andando avanti, stiamo lavorando alacremente, se c'è un clima di cordialità di tutti gli enti, perché diciamo che è un progetto che comunque vede coinvolti diversi comuni,
comuni, due province e soprattutto il parco, che devo dire ringrazio perché ha un ruolo non solo di controllo ma propositivo rispetto a tutti gli interventi che stiamo attuando. Da oggi parte la graduale pedonalizzazione di Piazza Dante a Teramo con il posizionamento delle fioriere al posto di alcuni stalli. L'opposizione critica duramente l'amministrazione comunale per non aver trovato un'alternativa ai parcheggi persi. Intanto i teramani continuano a parcheggiare anche tra i fiori. Tania Bonici Castelli. Piazza Dante a Teramo, da oggi meno 20 stalli. Parte il piano di graduale pedonalizzazione del comune, previsto dal progetto iniziale approvato dall'allora Giunta Chiodi, che permise la costruzione di un mega parcheggio sotterraneo per rendere libero dalle auto il piano a raso della piazza. Da allora sono passati 12 anni e i teramani si sono abituati a questi comodi parcheggi, che però sarebbero dovuti sparire già da un decennio. Si comincia solo ora, tra i mugugni dei commercianti e dell'opposizione, che critica l'amministrazione d'Alberto per la mancanza di programmazione o di alternativa alla soppressione degli stalli, oggi 20, ma in breve tempo oltre 100. Meno 20 stalli qui a Piazza Dante. La piazza sembra respirare un pochino di più, ma voi siete veramente contrari a questo togliere i parcheggi? Allora, io non sono, ti parlo della mia persona, non è contraria alla pedonalizzazione della piazza, però bisogna farla con una programmazione e una condivisione. Il Comune questa cosa, questi due passaggi, non l'ha fatti per niente, nel senso che se tu levi gli stalli, gli devi dare un'alternativa in un'altra zona vicina per dare la possibilità alle persone di parcheggiare, e invece non è stata fatta. Poi ricordiamo che il commercio a Teramo già è sofferente. Se noi andiamo a togliere in questo periodo storico di pandemia, di crisi economica, il commercio diminuisce gli introiti ancora di più, perché la gente preferisce andare altrove perché trova parcheggio e perché trova tutta una situazione di servizi più comodi. E se non fosse possibile ricreare tutti gli stalli persi, Corona suggerisce per esempio la creazione di un bus navetta che dai parcheggi San Gabriele e San Francesco faccia la spola con Piazza Dante. Però questo era un vecchio progetto, questa piazza doveva essere pedonalizzata già da tempo. Ecco, dove recuperiamo 100 parcheggi? Questo è il problema, e non ti posso dare torto che tutti questi anni non c'è stata, ecco, appunto, una programmazione seria su come sanare questa situazione. Per l'amministrazione comunale di Teramo la pedonalizzazione di Piazza Dante non solo risponde all'obbligo delle clausole del progetto iniziale, ma va anche nella direzione di rendere l'aria più salubre, visto che il capoluogo aprutino è tra le 13 città italiane più inquinate. Dunque si parte con divieti e fioriere, ma il teramano resiste. Nonostante i divieti, nonostante le nuove fioriere, a Piazza Dante, a Teramo, si continua a parcheggiare, perché alla maleducazione non c'è fine. Dopo l'ultimo incontro con il ministro Cartabia, i presidenti degli ordini degli avvocati si aprono spiragli per evitare la chiusura dei cosiddetti tribunali minori abruzzesi. Vediamo. Gianni Di Pangrazio, coordinatore di una battaglia che sta diventando, potremmo dire, storica, quella che riguarda la soppressione dei tribunali cosiddetti minori, che minori di fatto non sono, l'abbiamo ripetuto più volte, insomma anche numeri alla mano. Quali sono le novità anche alla luce delle ultime riunioni? Ma ieri c'è stata una riunione presso il Ministero della Giustizia, è stato presente il nostro presidente dell'Ordine degli Avvocati, Franco Colucci, insieme agli altri presidenti degli ordini delle città interessate, Sulmona, Lanciano e Vasto. Sono stati ricevuti dal ministro, sembra che qualche piccolo cambiamento di idea il ministro l'abbia dimostrato, soprattutto sulla questione dell'impossibilità proprio di accorpare un tribunale come Avezzano, che è più grande di quello dell'Aquila per quanto riguarda il carico di lavoro, e quindi proprio sugli spazi e soprattutto sull'accesso all'Aquila. L'Aquila è difficilissimo accederci, sia dall'autostrada quando si esce su via Corrado IV, sia venendo dalla zona di Paganica e quindi dalla zona di Sulmona. Quindi
qualche sensazione diversa mi è stata riferita sia ieri sera che stamattina dal presidente Colucci, mi è stata data. Noi come gruppo di lavoro costituito non solo dai quattro sindaci ma anche dai parlamentari abruzzesi e dai presidenti dell'ordine continueremo questa battaglia, è una battaglia chiaramente di principio e soprattutto di difesa del territorio e dei territori. Tutto l'Abruzzo Sud è sprovvisto e sarà sprovvisto di tribunali, non ce lo possiamo permettere. Noi siamo in prima linea, Avezzano, la Marsica chiaramente hanno già dato e questa volta chiaramente non lo permetteremo. Si farà la classifica dei tribunali, siamo quasi il doppio degli altri tribunali, anche rispetto ai tre che naturalmente noi stiamo congiuntamente difendendo, ma Avezzano dopo Pescara e Teramo è la più grande realtà di giustizia e col tribunale che fa tanto a livello numerico. Lo sport, un Pescara confusionario e meno brillante rispetto alle precedenti uscite, si è fatto ingabbiare mercoledì sera dalla Carrarese. I biancazzurri meditano già riscatto in occasione della gara di domenica ore 14.30, sempre all'Adriatico Cornacchia contro il Gubbio. Recuperato intanto Cancellotti che si è negativizzato, resta per ora ai box Derisio, in dubbio invece Memusciai. Vediamo. Passo indietro del Delfino che dopo le vittorie nelle prime due gare del 2022 si è dovuto accontentare di un pareggio interno con la Carrarese. Vanno dati i meriti alla squadra di Di Natale che non solo ha strameritato il risultato ma ai punti, in gergo pugilistico, si è fatta anche preferire. Da notare come la Carrarese non solo sia imbattuta dal 7 novembre ma ha subito appena 3 reti nelle ultime 10 gare. Insomma, una squadra in piena salute, difficile da superare di questi tempi. Il Pescara però ci ha messo del suo e avrebbe comunque potuto sfruttare meglio l'episodio positivo, l'errore di Vettorel sulla sventola di Pompetti con tanto di gara sbloccata. Squadra in difficoltà nel leggere le giocate degli avversari, specie tra le linee, ha pesato l'assenza di Derisio e non ha giovato ad Auteri confermare di nuovo Memusciai dopo l'ora di gioco di 3 giorni prima. Vero che con l'arrivo di Pontisso solo il giorno prima non c'erano grandi alternative, Diambò poteva essere sfruttato dal primo minuto. La cosa che più ha sorpreso è però che coi cambi il tecnico siciliano ha snaturato la squadra, prima passando al trequartista Clemenza, poi chiudendo la partita con le due torri e un 4-4-2 solo sulla carta molto offensivo con Clemenza e Delle Monache, ma che di fatto non ha portato alla produzione di alcuna palla gol se non una girata di Cernigoi. Insomma, si è rivista quella confusione che spesso ha preso il sopravvento nella parte di campionato nella quale il Pescara ha perso punti e contatto dalle battistrada. Cambiamenti dettati un po' dalla scelta di sorprendere una Carrarese che invece non si è scomposta, un po' dalla voglia di sfruttare la nuova linfa degli ultimi arrivati, Pontisso e appunto Cernigoi. Proprio l'attaccante parla così del suo approdo a Pescara e dell'eventuale coesistenza con Ferrari. Sì, sono felicissimo, come dicevo prima, è una piazza storica come Pescara, tutti vorrebbero venire e sono fortunato di essere qua. Secondo me abbiamo caratteristiche diverse, io e Ferrari, quindi possiamo, credo, convivere assieme, cioè possiamo giocare assieme, ecco. Non ho preferenze perché nell'arco della mia carriera ho giocato con più moduli, a una punta, a due punte, quindi a me non cambia. Il Delfino proverà a non mancare l'appuntamento con la vittoria col Gubbio dopodomani, anche perché subito dopo inizierà il ciclo verità che aiuterà a capire se questo Pescara può veramente ambire al terzo posto, perché ci saranno 3 trasferte nelle successive 4 gare, 2 di queste contro le dominatrici del torneo, Reggiana e Modena, sempre di lunedì 14 e 28 febbraio. Il match casalingo della Striscia sarà uno scontro diretto con l'Entella, nel mezzo anche la partita di Fermo. Auteri nel frattempo conta di recuperare gli indisponibili. Vicino il rientro di Drudi, l'allenatore incrocia le dita per Derisio e Cancellotti. Il prossimo avversario, il Gubbio, si sta riprendendo dopo un periodo di flessione e rimugina ancora per il rigore fallito da Sarau a Fermo al 96esimo. Errore che ha fatto sfumare la vittoria al Recchioni. L'allenatore Torrente sarà privo per squalifica del neoacquisto Di Noia. Fari puntati sul giovane attaccante Arena che all'andata fece a fette la difesa biancazzurra. Ci sarà il neoacquisto Tazzer, arrivato per sostituire Ucadà, trasferitosi al Modena.
Ancora il calcio di Serie C. Dopo la chiusura della sessione di gennaio di calciomercato, il Teramo resta vigile sul fronte degli svincolati e vaglia alcuni profili per l'attacco. Tra questi c'è il trentenne croato Ante Vukušić, ex Pescara, e che ha risolto il contratto con il Messina, dove era stato nella prima parte della stagione. Nel mirino anche il 35enne Davide Lanzafame, che ha rescisso col Vicenza, dove a settembre ha giocato le sue ultime partite e da allora è fermo. Fari anche sulla difesa. Dopo l'infortunio di Bellucci si valutano l'ex Sampdoria Regini, l'ex Vibonese Vergara e l'ex Legnago Ambrosini. Domenica invece primo match casalingo del 2022 per il Teramo, che alle 14.30 ospiterà la Lucchese. Tornerà a disposizione Forgione. Tra i toscani sono squalificati i difensori Baldan e Bellic, direzione di gara affidata ad Andrea Zanotti della sezione di Rimini. E prima di chiudere, un'altra notizia relativa alla pallavolo. In A2 la Sieco Ortona giocherà lo scontro salvezza sul campo del Siena domenica alle ore 18. Stesso giorno e stessa ora per l'Abba Pineto, impegnata in trasferta a San Donà di Piave, e poi martedì 8 alle 20 è in programma il recupero a Montecchio. In A2 femminile anche domenica l'Altino, battuto ieri nel recupero interno 0-3 da Busto Arsizio, ospiterà l'Olbia al Palasport di Lanciano alle ore 14, orario insolito legato a una necessità logistica delle sarde. Ultimo turno di stop per i campionati di B e C. È tutto per questa edizione del TG6, vi ricordo che tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buona serata.